Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Campione d'Europa, buongiorno a tutti. E faccio questo video così di mattina presto, lo faccio soprattutto veramente un fratello per me, una persona che stimo ai massimi livelli. Sto parlando di Nick Giallorosso. E sapete tutti quelli che seguono il mio canale sono anche ovviamente iscritti al canale di Nico. Lui ha tantissimi iscritti, io ne ho pochissimi. E quindi sapete tutti, più o meno sapete tutti come la pensa lui, questa sua avversione per i colori italiani. Io, sinceramente, io rispetto talmente quello che dice lui e condivido anche moltissime cose che lui esprime. È vero, ti parlo proprio in prima persona, Nico, anche se potrei tranquillamente, ci siamo messaggiati fino a pochi minuti fa, però voglio farlo in pubblico, voglio farlo così davanti a tutti. E sai che io condivido tantissime cose che tu dici. È vero, questo è un paese ingiusto, è vero. È vero, siamo gli inventori delle magagne, è vero. È verissimo. Io rispetto le tue opinioni, molte le condivido, molte altre comunque sia le rispetto. Però volevo dirti che la vittoria di ieri notte è stata un piccolo tassello, sicuramente non una grandissima cosa, ma una cosa che ha fatto gioire dal Trentino, dalla Val d'Aosta sino alla Sicilia. E comunque sia, io sono felice, sono contento se gli italiani sono contenti. E non vorrei ripetere le parole che hanno pronunciato ieri in televisione con la retorica del Covid, del paese che ha sofferto, perché tutti quanti i paesi del mondo hanno sofferto. Anche l'Inghilterra ha sofferto. Scusate, mi casca tutto qua. Quindi non voglio ripetere parole retoriche, però se c'è un punto di unione dal Trentino alla Sicilia per gli italiani, insomma io non posso fare a meno di essere contento. Non posso fare a meno di essere contento se gli italiani sono contenti. Perché sì, è stata una pandemia, è stato un periodo difficilissimo per tutti, sicuramente per tutti, però io sono italiano. Sono italiano e sono anche sicuro che in cuor tuo, Nico, tu sei contento che gli italiani sono contenti. Adesso a prescindere, è vero, ti ripeto, è vero, questo è un paese ingiusto, viviamo in un paese estremamente ingiusto. Però se anche l'ultimo degli italiani è contento, io sono contento, sono convinto che anche tu, Nico, sei contento. Scusate se ho fatto questo video proprio in prima persona, parlando con un mio amico, ripeto, potevo tranquillamente fare il video, non fare il video e mandargli l'ennesimo messaggio, visto che ce ne siamo mandati durante la notte, diversi. Però dico una cosa, dico a tutti quelli che sono iscritti a me, al mio piccolo canale, tutti quelli che sono iscritti al canale di Nico, che è molto più grande, cioè forse voi Nico non lo conoscete ancora bene, abbiate rispetto per Nico, perché Nico è una persona che sa come si vive e che ha vissuto,
che ha vissuto la sua vita, sa come si vive, e quindi è una persona che, a prescindere dalle sue opinioni, gli va dato rispetto. Quindi niente, io non vi dico le solite frasi alla fine del video di iscrizione di cose, perché questo non c'entra niente, è veramente un video che mi sentivo di fare. Questo non c'entra niente con YouTube, col canale, con niente. Sono contento per l'Italia e sono un tuo amico, amico. Quindi ci sentiamo dopo, magari più tardi, per parlare di mercato, di cose di Roma, delle cose che veramente ci stanno a cuore a tutti. E buona giornata a tutti, e festeggiate e siate felici. E ti voglio bene, Nico.